Allora, sa com'è? Qui ha tutti i telefoni a due lati, tu gli chiedi: ma per caso ce l'avevi il test drive? Tiè, certo ce l'abbiamo il test drive. E allora che tu fai? Finisci al lavoro, durante la settimana tu vai da due lati e tu gli dici: oh, fammela provare. E quindi si abbocca lì sopra sto mostro. Ora c'è traffico, chiaramente la gente torna dal lavoro, quindi non è che tu puoi sperare granché, tu vai a 200 all'ora, persone road. Allora ragazzi, Street Fighter V2. Porca troia! Allora, una cosa veloce, anche perché è già da un po' che gliel'ho presa e dovrei riportargliela fra tipo 10 minuti, quindi si fa un girello, intanto vi racconto qualcosa. Posizione di guida parecchio avanti, vai parecchio sul manubrio, e chiaramente è ipersportiva, però se ti metti parecchio avanti anche col culo le emorroidi non ti fanno ciao, mentre se stai un po' più indietro la prostatite ti avanza. Punto 1. Punto 2. Scarda il culo, Dio cristaccio, come se ci fosse l'inferno sotto le chiappe. Ma proprio l'inferno, Vabbè che è caldo oggi, però 78 gradi lei e mi sembra averci le gambe che pigliano fuoco. C'ho cinsi però, Non c'ho la pelle, c'ho cinsi. Motore, sotto iperfluido, trotterella, sopra 7000 si scatena. Sono in road, quindi potrebbe dare di più, mamma me ne sbatto un cazzo. Cambio un burro, però io preferisco comunque KTM, è più ignorante, non saprei come dirlo, ma questo è più burroso, quello è più bestia e mi garba di più. Il rumore è quello che è, chiaramente con tutta la roba originale, non è che ti puoi chiedere o sperare chissà cosa. Direi che comunque è parecchio manovrabile, anche così adesso in mezzo al traffico, vedi? Insomma, non è proprio agguerrita come si può presupporre, però la posizione è comunque avanzata. Freno funziona bene. Il freno funziona parecchio bene, niente da dire. Ora, Ducati mi dice c'è 3 riding mode, up and down, anche se il down mi sa che in verità non lo trovo, non lo sento, comunque non vuole scambiare in discesa. Scusa, c'hai la frizione con l'olio qui, invece gli altri non ce l'hanno. Guarda che ti fa, passo in mezzo ai cami come se fosse nulla. E bella te con la SP, bravo. Ora facciamo un giro di app, perché tanto ti lascio il traffico di sicuro. Vediamo se qui riesco a tirarla un po' in. Maiala impestata. Ma no, il motore c'è, mi piace abbastanza, sì. Direi proprio che a motore è uno dei migliori e più belli che abbia sentito finora di questi milloni, che alla fine siamo quasi un mille qui, non è che è un 790 mil mio. E è figo il fatto che sotto appunto sia iperpastoso in questa maniera rispetto all'ignoranza di Duke. Cazzo, questa quasi quasi ci vai a fare una girata davvero tipo in coppia, fa per dire, in coppia non ci vai nemmeno se vuoi.
No, la fila anche di là. Sembra, allora, chiaramente bisognerebbe provarla meglio su qualche curva, però sembra abbastanza granitico il davanti. Il posteriore, bisognerebbe mettere la piena potenza e controllare, chiaramente. Speravo di fare una storata qui, ma nulla. L'orario non è quello giusto. Comunque, quando poi acceleri tanto il freno si abbassa di prestazione, stranamente. No, frena. È che come la mia, bisogna pomparla parecchio sul laterale, se no non mi dai tanta pressione. Non mi dispiace, devo essere sincero, non mi dispiace. Devo essere, è vero, la posizione è un po' ancora più esasperata rispetto a Suzuki e Honda, ma non mi dispiace. Poi se stai più indietro è più larga, no, però ti trascina, è inclinata la sella, quindi ti trascina comunque verso avanti. Indietro ci stai soltanto quando sei a 2,20, c'è il Mugello in pieno rettilineo, se no devi stare davanti, però devi stare parecchio avanti, perché sennò davvero la prostata ti dà fastidio. Motore bello, chiaramente non è ignorante, o almeno non darebbe l'impressione di ignoranza che appunto c'è il Duke o il 1290, ecco, cioè se fra due anni mi tirassero fuori il 990 non c'è storia, ecco, mettiamola così. Però è una delle più interessanti che abbia sentito e provato fino adesso a livello di tipologia. Scalda, madonna, c'ho il culo, poi che c'è sotto, porca puttana. Poi è bella a vedersi, è molto più bella rispetto alle altre. Ah sì, molto lineare, ti piglia, ti carica, molto lineare. Va sturata però, cioè va sturata nel senso, va decatalizzata immediatamente la moto così, perché ci muori se no. A me venuto fa la magliettina e l'infradito, perché è veramente scarda in una maniera fotonica. Però siamo già a 94 gradi, sta minchia. Le buche non si sentono, che è un altro vantaggio dal punto di vista meccanico, diciamo, nel senso che le prestazioni del lato ammortizzatore mono e steri frontali si fa sentire, che è un livello diverso rispetto alle cacatine che trovi a giro. E quindi tutto sommato una moto, vedi, anche adesso il culo ci ho fatto un attimo la forma e non è malissimo. Prova a stare molto davanti, perché se no ti schiacci la prostata, un po' come sull'onda, devi avere la posizione precisa. Si tocca abbastanza bene a terra, pur essendo bella alta, perché se non la sella una parte più bassa dovrebbe essere sugli 82-83, ma va fino a 85. Nulla, c'è casino anche di A, ma io non voglio essere cattivo, ma se me lo fate apposta. Ma no, mi convince, chiaramente non ci vai a fare il viaggio di nozze e io comincio ad averci una certa età. Mettiamola con queste condizioni, però non è male, non mi dispiace, dai. No, allora scende, fa anche down, è che bisogna tirargli un po' più forte, più del cambio del Duke, cioè il Duke in confronto è leggerino, per farvi capire, insomma.
tutti si lamentano. Carica sui polsi, quindi comunque vi carica su polsi. Vediamo come si comporta proprio in mezzo al traffico. Vediamo se ci bocco. No, se il motore è, madonna, ma è fluido il motore, bello. Rispetto ai multistrada fa cagare, almeno questa è una signora moto, ecco, mettiamola così. Scusate, che hai multistrada e che pensa di averci una macchina di una moto di secolo, ma almeno il V2 l'ho provato e ragazzi fa stragare, cioè. Via! Che si deve fare? No, no, guardate le cazzate sul telefonino, bravo. Però devo essere sincero, cioè in mezzo al traffico fra un po' mi va meglio questa davvero di Duke, non sto scherzando, cioè è veramente fluida, iper fluida di motore. Però è caricata parecchio su corsi, adesso comincio a sentirlo, e ci sto da 10 minuti, un quarto d'ora. Cosa da valutare, perché effettivamente se poi si deve fare un inverno per andare a lavorare. Probabilmente poi e tu ne senti le conseguenze, ecco, mettiamola così. Però sì, mi piace, non mi dispiace per niente, ripeto per l'ennesima volta, un livello sopra rispetto a praticamente tutte quelle che ho provato fino adesso. Cioè qui siamo proprio un livello veramente molto più in alto, molto più in alto. Poi ti senti anche figo quando vai su queste moto, cioè vai su una moto così e dici sai che bus è, sei le merdine, guarda che show io. Che è una cosa ovviamente che vale, vale praticamente quanto la moto. Bene ragazzi, allora niente da dire, ora la riporto e mi è veramente piaciuta davvero. Allora, vediamo di fare come si fa a manovra. Non sono messo male nemmeno. Non sono messe male nemmeno le cose. Le pedane rispetto anche a quell'altra, perché quell'altra ci vai a battere, su queste no. Molto bene, bella moto, non mi sgarba per niente, però scarda, fa paura. Bene bimbi, allora ci si vede la prossima volta, ciao. E chi fa? E cosa raffredda anche andando spenta? Come on.